queste superchargers, in 3 secondi una è ricarica, poi uno fa altro, si ricarica a 120 kWh, in 3 secondi voi avete fatto il pieno, perché poi voi cominciate con il vostro cellulare a fare le vostre chiamate, a guardare Facebook o quello che guardate, a fare i vostri impegni di lavoro, andate al bagno, andate a bervi un caffè, la vita è altro, non è che voi state lì a fare il pieno, certo. Per fare un pieno di benzina ci metti magari 3 o 4 minuti, però devi stare lì con la pistola, poi la benzina a un certo punto deve andare più piano perché sennò viene fuori dal serbatoio, vi sporcate di gasolio, di benzina, qua 3 secondi, arrivi col dito, pigi lo sportellino, prendi la pistola, la metti lì in un attimo senza dover andare, è tutto fatto e parte la ricarica veloce. Questa è la chiave del successo di Tesla, perché la bellezza dei supercharger, guardate che design, con i colori della Tesla, bianco e rosso, è eccezionale. Quando uno vede questi archi Tesla bianchi e rossi già ti si apre il cuore, perché tu sai che con l'auto elettrica viaggi dove vuoi, in tutto il mondo. Elon Musk ieri ha detto che triplicherà i supercharger entro la fine del 2018, già ce ne sono più di 6.000 nel mondo e si va dappertutto. Immaginate quando in un anno e mezzo noi avremo il triplo dei supercharger e saranno ovunque, anche nelle città. In Italia ne avremo probabilmente, al posto di 30 di adesso che saranno a fine anno, ne avremo probabilmente 70, 80, anche 90. E quindi quando arriverà la Model 3 sul mercato italiano, che abbiamo capito, abbiamo chiesto nello store che le consegne saranno nella seconda metà del 2018, e probabilmente si andrà a finire anche in autunno, e quindi insomma bisogna avere un po' di pazienza. Però perché questo? Perché per i primi 6 mesi e anche per il primo anno le consegne saranno dedicate ai dipendenti Tesla, California e poi Stati Uniti, perché qualunque problema deve essere risolto prima che si vada in una produzione in scala piena per tutto il mondo, quindi anche in Italia, dove adesso c'è un centro assistenza a Milano Linate, ce ne sarà una a Padova, sono previsti altri centri, però è chiaro che l'auto meno problemi ha e più è facile da usare e più vi divertite. Ma la chiave è sempre quella, 1, 2, 3, questa è la ricarica Tesla, è la più bella e la più facile possibile immaginabile. Questa è la chiave del successo ed è il piede di porco che obbligherà gli altri a fare qualcosa, perché io posso avere anche una Nissan Leaf con la batteria da 40-50 kWh, posso avere anche la Opel Ampera con la batteria da 60 kWh, posso avere una nuova Audi, e poi dove la ricarico? Cioè, una volta che ho finito la ricarica a casa, dove vado? Abbiamo visto ieri un video di Alessandro Cucca, che saluto, ciao Alessandro, che ha fatto vedere la prima colonnina veloce Enel in Italia, un miracolo, è fuori lì in Toscana, adesso mi ricordo la località, Barberino, e lì fuori è questo cassone gigantesco, perché nell'armadio è contenuto tutto, quindi tutta l'elettronica, tutto quello che è necessario, mentre invece la Tesla mette gli armadi tecnici da un'altra parte, lì sono qua dietro, sono bianchi, sono in una posizione che non dà fastidio, e poi quello che uno vede sono questi bellissimi caricatori, e poi non è che ne mette uno, perché voi adesso vedete qua, questi sono i superchargers della fabbrica di Fremont, questi sono per tutti, quindi non solo per i dipendenti, ma chi abita qua vicino e chi passa di qua, arriva alla fabbrica, entra qui, c'è sempre una guardia all'ingresso, comunque tu puoi entrare 24 ore al giorno. Ieri sono venuto qua dopo l'evento Model 3, Paolo è andato in hotel, io invece ero euforico, sono venuto ancora qua a farmi una ricarica, e era dopo mezzanotte e mi sono messo qui in ricarica e poi dovevo andare a far pipì. E sembrava non ci fosse nessuno, ho scoperto che suonando il campanello dello store viene poi la guardia, ti apre e ti fa andare alla toilette. Fortuna ha voluto che a 2 posti di distanza ci fosse la stessa Model 3
che io ho provato nel secondo test, e lì ho potuto vedere, ho potuto capire come mai l'abitabilità della Model 3 è eccezionale. Nel secondo test io mi sono seduto davanti per un colpo di fortuna e purtroppo non ho potuto fare foto e video perché le disposizioni a chi faceva fare il test drive era di evitare che la gente facesse foto e video. Te lo chiedono gentilmente, uno cosa può fare, non è che si mette a fare, ad andare a litigare già in un evento così. Per cui quello che vi posso dire i miei ricordi, la mia sensazione. Quando mi sono seduto su questo sedile davanti, la sensazione dello spazio è enorme. C'è uno spazio per i piedi, io sono 1,85, se io tiro indietro tutto il sedile e c'è ancora spazio per chi è dietro, io praticamente ho davanti ai piedi uno spazio di 30-40 cm, una roba, sembra di essere nel proprio salotto, uno si può sdraiare, può dormire, può fare quello che vuole. E seduto dietro, il primo test, c'è tanto così sopra la testa. Quindi vuol dire che loro cosa hanno fatto? Hanno accorciato di probabilmente 30 cm il muso, però con il design sono riusciti a raccordarlo bene, quindi l'opera di Franz von Hausen è stata favolosa. Quindi il design è molto bello, ma cosa è successo? L'auto è lunga 4,70 m, ma sembra una limousine come sensazione. Quello che non so è il bagagliaio, qualcuno avrà delle foto del bagagliaio, spero che adesso di trovarle in rete, perché certo che una grande abitabilità uno poi vuole anche un bel bagagliaio, vediamo che c'è il baule davanti e quello dietro. Immagino che ci stiano comunque delle valigie tranquillamente, comunque anche la Model 3 è un'auto da famiglia, quindi è un'auto per tutti, ma la chiave è questa, i superchargers. Triplicati, di nuovo lo dico perché è fondamentale nel 2018, quindi quando vi arriverà la Model 3 ordinata a fine 2018 voi avrete l'Italia, l'Europa tappezzata di questi supercharger. E poi qual è il bello? Perché voi pagherete, Dion, come on over here in the video, ecco lui è l'esperto mondiale, come here Dion. He's the expert, he's the world class expert of Tesla. Dion, now we are doing a video in Italian. Okay. We just met, ci siamo incontrati ieri sera, lui è simpaticissimo, fa questi video minuziosi dove ti spiega tutto, fa vedere come si dorme. You put also boxes, I love your videos. Yeah. I really love. And are they gonna give you free Tesla for no, it was just that's done. Just a competition, yes. Yeah. And what's next? Are you competing to get a Roadster, the new Roadster, maybe? We'll see. It's still early, but yep. The competition is on. Yep. Perché c'è una gara adesso. Tenete conto che il premio massimo e arriva essere invitati alle 20 Tesla, dove comunque andate a vostre spese. E poi se poi riuscite a vendere una vagonata, c'è adesso un premio speciale, uscirà poi la nuova Roadster, e quindi chi riesce a vendere più Roadster ne avrà una in omaggio. Bion è un esperto, andate a vedere i suoi video. What's the page? You recommend the Facebook page or which page you recommend? Well, YouTube and the Facebook page. Yeah, allora, quindi andate a vedere Bion, what's Tesla Bion. Tesla Bion su YouTube e su Facebook. Yeah. Tesla Bion, lui è l'esperto mondiale di Tesla, lui vive in Norvegia ed è eccezionale. Thank you Bion. Thank yeah, you you're welcome. Thank you. Yeah. E così siamo riusciti anche a fare quello. Quindi supercharger triplicati in Europa, in Italia, quando arriverà la Model 3 voi farete 1, 2 e 3 e poi vi andate a prendere un caffè, fate quello che volete, andate a fare una passeggiata, andate al ristorante. Quindi la chiave è la facilità di ricarica. Poi la Tesla, ovviamente la ricarica per la Model 3 non sarà gratuita, però cosa ha pensato? Mette una tariffa di 25 centesimi al kilowattora,
e quindi voi non dovete andare con tessere, funziona o non funziona. A fine anno vi verrà debitati sulla carta di credito i vostri consumi. Non pensate di spendere chissà che cosa, perché grazie all'efficienza della Model 3, che è probabilmente la chiave, sarà la chiave del successo, e quindi i consumi medi probabilmente saranno sui 160-170 watt a chilometro. Questo vuol dire che voi con 1000 kWh dovreste riuscire a fare 6.000-7.000 km, e quindi insomma è un bel viaggiare. Con 1000 kWh sono poi 250 euro, quindi vuol dire che voi con 1000 euro riuscite a fare 25.000 km in elettrico, senza inquinare, nel silenzio, senza fastidi. Ricaricare, vi fate 1, 2 e 3, e quando staccate, faccio vedere per staccare, è la roba più semplice del mondo. Voi vi siete, la macchina è piena, vi siete stufati, vieni Paolo, cosa fate? Dice, mi stacco l'operazione, vieni a far vedere qua sulla pistola, vieni, c'è questo bottoncino, si vede, non so se lo riesce a far vedere, questo bottoncino qua, voi semplicemente col pollice lo schiacciate, tac, lo scollegate, fa. Quindi anche lì per staccare, e si richiude da solo, quindi 1, 2 e 3, e non dovete neanche chiudere lo sportello, capite? È un altro mondo. Aboliamo il motore a scoppio qui da Fremont, è un sogno, con Paolo Forza che fa il video, è un grandissimo, andate a vedere quello che fa lui, andate a vedere come fa lui nel suo lavoro a far comprare le Tesla, è una specie di miracolo vivente, perché con Paolo praticamente ogni cosa che fa lui vende una Tesla e gli danno tutti i biglietti, gli inviti, non so, ha le tasche piene di inviti, al camion, a questo, a quell'altro, non sa più cosa fare, praticamente gli tirano dietro gli inviti. Comunque grazie a lui sono qua, vi saluto a tutti, guardate lì, primo sono più di 6.000 persone, questa incredibile fabbrica tecnologica dove l'ha fatta la Model 3 sta dando lavoro a più di 6.000 persone e continua ad assumere. Questo è futuro, un futuro di lavoro in più e non in meno, perché anche se la produzione sarà tutta automatizzata, ci sarà lavoro per mettere tutti questi supercharger, ci sarà lavoro per tutti, no? per progettare il software, per fare l'intelligenza artificiale. Elon Musk è anche oltre al scavare i tunnel, adesso con la compagnia Boring vuole fare anche una compagnia di intelligenza artificiale, insomma è una roba straordinaria. Vi saluto perché è troppo lungo, dalla California aboliamo il motore a scoppio, forever, ciao!